Nel linguaggio musicale il termine contrappunto ha un duplice significato. Primo, la presenza in una composizione di linee melodiche indipendenti che si combinano secondo determinate regole. Secondo, la parte della teoria musicale della scuola di composizione che studia queste regole. Il termine deriva dal latino punctus contra punctum, ovvero nota contro nota. Il contrappunto si è sviluppato durante il tardo Medioevo e Rinascimento, caratterizzando in particolar modo il periodo barocco. Nasce con la pratica di contrapporre ad un cantus firmus, cioè ad una melodia tratta generalmente dal gregoriano, una nuova melodia, secondo delle regole che pian piano si sviluppano nel corso della storia. Nel corso del XVI secolo i compositori toccarono il vertice di questa concezione, fornendo il modello per le generazioni successive. Esempio eccellente dell'uso del contrappunto in epoca barocca può essere considerata tutta l'opera, ad esempio, di Bach. Come principio compositivo generale, il contrappunto regola i rapporti tra voci indipendenti e, in secondo luogo, i rapporti intervallari che si creano tra le diverse voci. Il tutto regolato da norme piuttosto rigide per quanto riguarda la conduzione delle voci, con l'intento di vietare determinate successioni intervallari, considerate sconvenienti. Ad esempio successioni di quinte o di ottave parallele, solitamente però senza spiegare realmente il perché. Questi intervalli, come la consonanza e dissonanza, sono due concetti che, per quanto siano stati ricondotti spesso a ragioni scientifiche, sono dettate volta per volta da motivazioni estetiche che sono relative alla cultura musicale che le ha prodotte e dunque sempre storiche e mai assolute. Cioè, se nel periodo oggetto di disamina questi procedimenti o altri non venivano usati, li si vieta, ma vi sono altri periodi in cui magari sono tollerati. Il contrappunto, inteso come disciplina, nasce in Occidente attraverso la pratica dell'organum, ma elementi contrappuntistici possono essere rilevati ogni qualvolta si ascoltano più linee melodiche in rapporto tra loro. La polifonia, a partire dall'ars antiqua in avanti, si corredò via via di consigli più che di regole, seguendo i quali si poteva dar vita a una composizione polifonica, nel senso che tutte le voci erano indipendenti l'una dall'altra. L'uso sapiente e misurato degli artifici contrappuntistici è riassumibile nelle opere di Palestrina, Marenzio, Orlando di Lasso e Carlo Gesualdo. Il contrappunto, cosiddetto delle specie, offre meno libertà al compositore. Infatti fu sviluppato come mezzo pedagogico tramite il quale gli studenti progredivano attraverso il principio della complessità crescente, con una parte che rimaneva costante, da qui il termine cantus firmus, cioè melodia fissa. L'idea risale almeno al 1533, quando Giovanni Maria Lanfranco descrisse un concetto simile nel suo Scintille di musica, edito a Brescia nel 1533. Chi era costui? Cioè, Lanfranco è stato un organista teorico musicale.
La sua carriera di studi si svolse sotto la guida dell'organista Ludovico Milanese, chiamato anche il cavaliere dell'organo. Nel 1528 ricevette la carica di maestro di cappella della cattedrale di Brescia, che conservò per un quinquennio. Nel 535 Lanfranco si trasferì dapprima a Verona, dove ottenne la carica di maestro di cappella del Duomo, e successivamente, dopo un breve periodo nel monastero agostiniano a Romano di Lombardia, nei pressi di Bergamo. Dal 540 a Parma, presso la Basilica di Santa Maria della Steccata. Lanfranco ebbe rapporti di amicizia con Willaert e con altri musicisti importanti contemporanei e fu molto apprezzato come contrappuntista e come teorico della musica. Morì a Parma nel 545 e fu sepolto presso la stessa basilica dove lavorò negli ultimi anni. Nel 1533, dicevo, diede alle stampe Scintille di musica, il suo trattato musicale più importante. Scintille di musica è un trattato che delucida sulla pratica esecutiva organistica, dedicato a vari personaggi, tra cui Bartolomeo Mascara, maestro di grammatica ai giovani cantori del Duomo. Indirizzato non solamente agli autodidatti, ma anche agli allievi accademici, parzialmente ispirato al toscanello in musica di un decennio precedente del teorico musicale Pietro Aron. Questo volumetto è costituito da una parte riguardante la musica teorica, un secondo capitolo sulla descrizione delle note, dalla lettura dell'altezza e della loro durata, compresa la descrizione sulla scrittura del testo letterario assieme alla musica. Una terza sezione sui modi ecclesiastici e canto piano, una quarta parte sul contrappunto, appunto, e una quinta sezione dedicata all'accordatura degli strumenti. Scintille di musica fu redatto in lingua italiana del tempo, nel quale Lanfranco illustrò le qualità anche dei liutai e organari bresciani, classificò e descrisse gli strumenti evidenziando somiglianze con le teorie musicali proposte ad esempio da Agricola, Zacconi, Gaffuri. Johann Fuchs, compositore teorico della musica, nacque nell'Alta Stiria nel 1660 e fu maestro di cappella della corte di Vienna per circa 40 anni, sotto il regno degli imperatori Leopoldo I, Giuseppe I e Carlo VI, che erano anche molto istruiti nel campo musicale. Si ignora in quale anno fissò la sua dimora, diciamo, a Vienna, ma si sa che nel 1695 era già al servizio della corte imperiale. I tre imperatori, di cui fu maestro di cappella, gli testimoniarono sempre una grande stima. Una dimostrazione fu data dall'imperatore nel 1725, quando il re volle farsi carico delle spese per la stampa del trattato di composizione al quale il Fuchs aveva dedicato tanti anni e che pubblicò sotto il titolo di Gradus ad Parnassum. Quest'opera è oggi la sola produzione di Fuchs universalmente nota nel mondo musicale. Nel 1725 fu pubblicato a Vienna il trattato a dialogo Gradus ad Parnassum del teorico, appunto, come dicevo, compositore austriaco Fuchs, che qui vedete anche in una bella e ricca immagine. Quest'opera
ebbe ampi riconoscimenti, tanto che fu utilizzata come fondamentale per l'apprendistato dei compositori delle generazioni seguenti. Il merito di Fuchs sta nell'aver saputo codificare nella maniera più metodica le basilari tecniche contrapuntistiche, suddividendole in varie fasi, le cosiddette specie, che avanzano progressivamente dal semplice al difficile. Fuchs, come dicevo, codifica le cinque specie contrapuntistiche nel suo grado Parnasso. Vediamo di osservarle un po' meglio da vicino. La prima specie, cioè una breve contro una breve. La seconda specie, due minime su una breve. La terza, quattro seminime su una breve. La quarta, due minime su una breve, però con l'artificio del ritardo. E poi, infine, la quinta specie con combinazione di tutte le precedenti elencate. Con la crisi della tonalità avvenuta alla fine dell'Ottocento si assiste a una ripresa della scrittura contrapuntistica. Nel Novecento sia la tecnica seriale sia quella che prevede una molteplicità di suoni isolati diedero fiato a una nuova forma di contrappunto, come ad esempio quella del contrappunto polidimensionale. Molti sono i trattati apparsi tra 800 e 900 dedicati a questa disciplina, dal conosciuto Dubois, al Ferroni e anche Gédage, un compositore francese, il quale studiò al Conservatorio di Parigi e nel 1886 vinse anche il suo bel Prix de Rome. Dal 1905 insegnò contrappunto e fuga al Conservatorio. Fu anche maestro di Ravel, Honegger, Milhaud e Keckling. Il suo nome è soprattutto ricordato per una importante opera teorica, appunto il Trattato della Fuga, ancora oggi correntemente utilizzato nei nostri conservatori. De la Motte, scomparso nel 2010, è stato un compositore, teorico della musica e musicologo tedesco. Dopo aver lavorato come docente presso la scuola di musica da chiesa a Düsseldorf, nonché dopo aver seguito i corsi estivi di Darmstadt, cioè i corsi estivi di composizione per la nuova musica, insegnò dal 1962 composizione e teoria musicale presso il Conservatorio di Musica di Amburgo. Nel 1975 pubblicò il suo manuale d'armonia, che costituisce una delle primissime opere di sempre che tentano di insegnare la composizione da un punto di vista storicistico, basandosi cioè sull'evoluzione del linguaggio musicale nella storia. Dato il grande successo che riscosse, adesso fecero seguito il Trattato di contrappunto, che qui vedete, il Trattato sulla melodia. Con queste opere dava inizio ad un nuovo modo di concepire l'insegnamento musicale, quello cioè di imitare i grandi compositori della storia rendendosi indipendenti dalle asettiche regole che dall'epoca del Gradus ad Parnassum di Fuchs si sono diffuse nella didattica del contrappunto e dell'armonia.